video, oggi vi porto con me in una mia tipica giornata di lavoro. Mi avete supportata tantissimo nell'ultimo video, quindi adesso sono stra eccitata e gasata e ho voglia di ritornare ai piccoli grandi vlog che facevo prima. Mi vedete in pigiamata ma truccata, perché a me piace iniziare la giornata col piede giusto. Quindi dopo colazione, dopo che ho fatto tutto, vado a fare la doccia, mi trucco, mi sistemo e se poi devo passare in casa altre 2-3 ore mi rimetto il pigiama, perché questo è il mio outfit da casa. Io alle 9, quindi esattamente fra un'ora, devo andare da Epilate. Spesso mi chiedete di Epilate su Instagram, quindi cerco di accennarvelo brevemente qui. Io ho iniziato ad andare da Epilate come cliente circa 3-4 anni fa. Ho iniziato facendo l'epilazione a inguine e ascelle e mi sono trovata benissimo. Dopo circa 8 sedute io adesso non ho praticamente più un pelo e sono davvero davvero felice del risultato. In questo tempo Epilate ha imparato a conoscermi e ha scoperto chi sono essenzialmente, e quindi abbiamo sviluppato un rapporto di collaborazione. Infatti mi è stato dato un codice sia per i trattamenti di epilazione che i trattamenti di body, quindi quei trattamenti che ho iniziato recentemente per i massaggi contro la ritenzione eccetera. Per quanto io posso consigliarvi assolutamente di andare da Epilate, che è un brevetto in Italia, quindi non è Nomas Veio, non è la luce pulsata, è Epilate e ci sono solo loro. Ancora non mi sento in grado di darvi una recensione completa sul trattamento body. Stiamo testando diverse cose, io sto tenendo un diario aggiornato, quindi spero a breve di riuscire a darvi qualche maggiore informazione, sperando anche positiva. Detto questo, io ho questo appuntamento fra un'ora e siccome poi dopo il trattamento andrò direttamente ad allenarmi da Sara, tornerò a casa tardi, tipo l'1:30, le 2. Quindi adesso faccio un pochino di meal prep, così che quando torno a casa per pranzo, 5 minuti e mangio, perché sarò affamata. Dopo una lunga ponderazione del frigo, dove non mi veniva nessuna idea, sono arrivata a una conclusione, finalmente ce l'ho fatta, quindi ora meal prep. Yes! Quindi, edamame. Mi chiedete sempre dove li prendo e li prendo nel reparto freezer dell'Esselunga. Ma attenzione ragazzi, ci sono due pacchi. C'è il pacco, quello più piccolino, e sono sgusciati. Mentre poi c'è il pacco più grande in baccello. Non fate come me che, comparando i prezzi al chilo, ho deciso di acquistare quello che costava di meno. Ovviamente quelli in baccello, solo che non mi era accorta che erano in baccello e ovviamente è meno conveniente, perché se consideriamo che poi il baccello non si mangia, il prezzo al chilo dell'edamame commestibile aumenta. Quindi assolutamente ragazzi, prendete questi che sono già sbaccellati, molto più comodi, pronti all'uso, li versi direttamente nell'acqua bollente e basta. Riso nero, che come avrete potuto notare ho utilizzato anche nell'ultimo vlog, ma lo adoro, cioè è troppo troppo buono. E peperoni, che da quando li ho scoperti non riesco più a farne a meno. Tempo di questo meal prep? 15 minuti, il tempo di cottura del riso. Ta-da! Ora scappo. Finito da Epilate, sono venuta direttamente da Sara perché ero già a metà strada, quindi non aveva senso tornare a casa. Solo che sono le 11 e il mio allenamento è a mezzogiorno. Praticamente mi metterò prima un po' a lavorare, quindi rispondere delle mail, Instagram, eccetera. E poi vediamo se riesco a fare un po' di stretching. Il bello del mio lavoro è proprio questo, cioè non avendo un luogo fisico o una scrivania dove tengo tutti i miei lavori e documenti, praticamente il mio lavoro è qui dentro. Quindi io posso lavorare sempre, comunque, dovunque. E questa è davvero una gran bella cosa, sinceramente. L'outfit ha un senso, bene o male c'è, perché leggings rosa con scarpa grigia e nera. Finito di fare stories e a rispondere a qualche mail, adesso continuo ad aspettare il mio turno facendo un po' di stretching. Diciamo con la schiena di tipo
sapere che recentemente sono prefissata un altro obiettivo, cioè quello di fare la spaccata. Vediamo se riesco a rompermi oggi. Bene, ora è arrivato il mio turno, quindi mi alleno. Adesso iniziamo l'allenamento. Primo circuito è un circuito ad intervalli, 40 secondi di lavoro, 20 secondi di pausa. Allenamento finito, ora è tempo di tornare a casa e mangiare, perché mi sogno il pranzo che mi sono preparata dalle 8 di questa mattina. Ciao Sara! Ciao! Tornata a casa, ho quindi tagliato a coltello la rucola, mentre ho acceso il fuoco sotto i peperoni, ho unito il riso e gli edamame, mezzo avocado che col calore si è un po' sciolto, ho aggiunto la scatoletta di tonno, insaporito con del sugo di limone, del pepe e delle spezie e inciotolato. Dimmi, che vuoi? Tonno? Luna? Piano, non si fa così. Come si chiede? Come si chiede? Eh? E non vi preoccupate, non si fa male, i gatti hanno la lingua d'amianto. Dai, te lo metto lì, te lo mangi con calma. Guarda quanto te ne ho lasciato! Mai vista correre così veloce. Questo pomeriggio l'ho passato a casa a lavorare. Dopo un momento esaltante, grazie all'arrivo della stampante, so che siete abituati a degli unboxing un pochino più eccitanti, ma io sono straeccitata perché mi è arrivata la stampante! Vi giuro, cioè mi rende una casa a casa, Brun Goblin. Quindi in casa mia finalmente c'è. Controllo. Ho passato il pomeriggio a fare quello che molti di voi considerano home working, però in realtà questa è la mia giornata tipo di lavoro. Spesso vi ho coinvolto nel mio lavoro portandovi ad eventi, a attività che facevo, però in realtà il mio lavoro non è sempre così mondano e glamorous, perché non è che io sia una grandissima influencer, sono una micro influencer, e gran parte del mio lavoro non è così divertente, anzi viene svolto a computer davanti alla casella postale in un continuo scambio di mail e telefonate. E per fortuna posso fare questo da casa, ad esempio anche mentre appendo i calzini. E questo è un aspetto che assolutamente amo del mio lavoro. Un altro aspetto che amo del mio lavoro è il fatto che posso variare. Ad esempio, collaborando con tante aziende, o comunque lavorando per tante aziende, anche e soprattutto dietro le quinte, non mi annoio mai, perché ognuno mi chiede qualcosa di diverso e quindi posso focalizzarmi su cose diverse e passare da una cosa all'altra. Quindi è molto divertente, molto veloce anche. Quindi essenzialmente questo pomeriggio ho risposto a mail, mi sono creata questa postazione davanti al divano con la TV che mi aiuta a utilizzare uno schermo più grande rispetto allo schermino del mio computer. Poi ho sistemato un po' casa, poi sono uscita, mi sono sistemata, poi sono andata a trovare una mia amica e tornando ho incrociato il corriere che mi ha consegnato un pacco di Amazon.
che ho ordinato questa mattina. Ho fatto un ordine alle 7:04 del mattino, ne sono consapevole, soprattutto adesso che il pacco è arrivato. Ho comprato una GoPro. Erano anni che io e Jimmy ci pensavamo, però alla fine non avevamo mai avuto il coraggio. Sarà felicissimo e gasatissimo, soprattutto perché adesso andiamo in montagna, quindi... Mettelo ovunque. Brava! Bello, grande! Questa sera non ho voglia di spentolare, quindi utilizzerò il forno. Faccio dei cavoletti di Bruxelles al forno che ho semplicemente tagliato a metà e buttato in questa teglia con carta da forno. Adesso ci spargo sopra la spezia mixed seasoning, massaggio poi il condimento e li schiaffo in forno. Il pezzo forte di questa cena è il salmone, quindi prendo il mio filetto di salmone, lo metto su della carta da forno, lo spezio con aglio e limone, lo copro con della cipolla, cipollina, e chiudo il pacchetto. Lo inforno a 180 gradi per circa 10 minuti. Come contorno, insieme alle verdure, volevo fare l'hummus, solo che non ho un ingrediente fondamentale che è la salsa tahina, quindi non lo posso fare. Quindi vediamo se riesco a fare una crema di ceci che sia buona tanto quanto. Siccome sono sicura che appena li frullerò si creerà un pataccone secco, per creare un po' di consistenza aggiungerò del latte di soia. Speriamo. Bene, incrociamo le dita, raga. Alla fine, per la crema di ceci, ho utilizzato un po' di acqua e un po' di latte di soia, perché avevo paura che il latte di soia fosse troppo preponderante, e devo dire che è venuta buonissima. Però aspetta, vi faccio l'impiattamento figo. Instagram vs reality. Ovviamente tutto condito con un pizzico di sale, pepe e accompagnato con, porta tavola, queste gallette di grano saraceno. Basta, questa è la mia cena, questa è la conclusione di questo vlog. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e lasciate un commentino. Noi ci vediamo nel prossimo video.